Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi, come avete letto dal titolo, parleremo del bianco, il colore bianco rappresentato dai profumi. Quindi, sei profumi dal packaging bianco, bianco, bianco come il latte, ma anche con una piramide molto caramellosa, lattonica, tropicale, coccolosa, e quindi oggi mi va di parlare di quelle perché sono i profumi che ho più usato in questa settimana. Siccome non ho fatto la rotazione settimanale, visto che mi sono accorto che erano tutti bianchi, ho deciso di fare un video chiamato Bianco, Purezza, Bianco, Low cost, profumi low cost. Per la di più, profumi arabi. C'è solo uno che non è arabi. Bando alle ciance. Prima di cominciare, voglio ringraziare tutti indistintamente, nuovi iscritti, vecchi iscritti. Grazie, 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 grazie infinitamente a tutti. Allora, il primo profumo è un profumo che mi ho sempre fatto una testa tanta così, perché è un profumo che io adoro, di Wicks Arabian, e Wicks Spiriti. Questo è un profumo che ho nella mia collezione da diversi anni, è un profumo che io adoro, che ho consigliato a suoi tempi a tantissimi di voi, e che è un profumo che l'avete comprato tanti di voi sotto il mio consiglio, lo so perché me l'avete detto. È un profumo appunto con fiori bianchi, perché parliamo di bianco, quindi con fiori bianco. È un profumo fruttato, è un profumo tropicale, perché è un profumo adattissimo per tutto l'anno, ma per questo periodo che si va in ferie, si va al mare, è un profumo super adatto. È un profumo fruttato, un profumo muschiato con una nota verde dentro, e poi troviamo che è dolce, agrumato, che è animalico, legnoso, e che più ne ha più ne metta. Ora guardiamo le note. Spettacolare, mi sono vestita di bianco tutto un onore a questi profumi, ma tanto dopo vado al lavoro, quindi rimango vestita così. C'ho sotto il jeans. Allora, le note di testa, troviamo le note verde, troviamo l'arancio e il bergamotto, quindi una partenza molto fresca, se vogliamo anche agrumata, però neanche tanto al mio olfatto, al mio naso. La piramide dichiara questo, ma quando io lo spruzzo, io lo trovo subito un profumo cremoso, denso, e sembra un profumo molto costoso, un profumo direi anche di nicchia, perché sembra un profumo ben fatto, ben elaborato. Poi troviamo il cuore, la tuberosa, il gelsomino, le note fruttate, quindi la parte fiorita con la tuberosa e il gelsomino, poi la parte fruttata. Poi nel fondo il muschio, il sandalo e il rizoma d'iris, la vaniglia. Quindi di cosa stiamo a parlare? È un profumo super elegante, è un profumo super coccoloso, è un profumo molto, ma molto persistente, con un bellissimo sillage e magico. Lo sapete che è uno dei miei preferiti arabe che ho. Io lo adoro, da anni lo adoro. Mi sono comprata al suo fratellino quel packaging sul viola, che è buonissimo, un fruttato, anche lui molto adatto per l'estate, ma questo è il mio amore. Quindi, e questa è la mia prima opzione, Wicks Spiritic di Wicks Arabia. Wicks, 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 mi riesce a dire Wicks, Wicks. Rossetto che sto indossando, me lo sono scordata perché me lo chiederete, è uno dei rossetti che io ho amato più nella mia vita, che amo tantissimo. Questo nude un po' rosato lo trovo elegantissimo, e udite, 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 è un super low cost, perché è un profumo di Avon, e il nome ve lo scrivo giù per bene, ma ve lo dico: Blanche Beauty. Comunque ve lo scrivo giù, almeno se lo volete cercare. È spettacolare, è bellissimo.
Io amo, amo, l'ho sempre detto, adoro i rossetti di Avon. Si spende tanti soldi per i rossetti. I rossetti di Avon sono bellissimi. C'è matte, c'è lucidi, c'è cremosi come questo. C'è per tutti i gusti. Costano poco e fanno la solita figura che fa un rossetto costoso. Ricordiamoci che i rossetti di Avon sono tutti dupe dei rossetti di MAC. Detto questo, io non faccio pubblicità, non ci guadagno perché le vendo a Avon, c'ho il codice, ma che era di mia suocera, l'ho già detto in passato, e che lei ha le sue clienti per non perderle, io l'ho tenuto e acquisto delle cose, bagnoschiuma, così quando ne ho bisogno, ma insomma non lo vendo così, non faccio pubblicità, volevo dire. Però ve le consiglio vivamente, se avete qualcuno che vende Avon o anche su internet, perché i rossetti di Avon sono tutti bellissimi. C'è un rosso arancio per l'estate che è bellissimo. Allora, il prossimo profumo è questo, una delle ultime entrate nella mia collezione a Hyatt Dubai Portrait di Latafa. Questo profumo, che anche lui bianco, purezza, dorato, molto elegante il packaging, molto buono il profumo, anche lui con questa nota di mango, quindi questa nota tropicale, una... Mamma mia, ma è buono. Aspettate lo spruzzo. È stupendo. È un fruttato tropicale. Bellissimo il pegame. È un fruttato tropicale anche qui, dolce, agrumato, con questa nota di oud, con questa nota legnosa, ma l'oud si sente relativamente poco e niente, con questa parte talcata e poi anche muschiata e se vogliamo anche terperinico. È un profumo anche lui molto molto coccoloso, se vogliamo anche lui molto elegante perché ha una bella evoluzione sulla pelle. Qui parliamo di tutti i profumi low cost, se vogliamo, anche medio cost, ma insomma più o meno sotto i 30 euro. Qui questo profumo, come l'ho già detto, è un profumo anche lui un po' lattonico, tropicale, e grazie a questa nota di mango che io adoro, è quasi per quello che l'ho comprato, per la nota del mango. Troviamo in testa anche qui una parte molto fruttata e se vogliamo anche qui agrumata, perché sono un po' gourmand questi profumi, e quindi parte con la parte agrumata. Qui abbiamo l'arancio e il limone, quindi top, top. Con un cuore di mango, che è la parte che identifica questo profumo, perché si sente molto la nota del mango, dello smalto e del gelsomino. È un fondo di legno di agar, sandalo, muschio e ambra. È un profumo anche questo molto coccoloso, molto carino. Davvero, io lo trovo bellissimo estivo per questo periodo, perché ha questa parte tropicale, lattonica, anche un po' coccolosa e molto persistente, anche lui con un bel sillage, bello cremoso, bello viene voglia, lo dai, viene voglia di riapplicarlo, ma non perché non ce l'hai più, ma perché ti fa piacere di sentire questa bria di tropico, di tropicale, di mare, di crociera. È un profumo veramente molto molto carino e che io ve lo consiglio perché è una chicca e anche lui non sembra davvero un profumo arabo, anzi sembra davvero un profumo di alta gamma. Tutti questi che andrete a vedere oggi in questo video, quindi super super consigliato. Il terzo profumo che andrò a far vedere, un altro profumo che ho già fatto vedere nella mia collezione, e parliamo di Giara Noi Latafa. Questo profumo che è stupendo il packaging. Di questi della Giara ce l'ho tutti, anche quello da uomo nero perché mi piace moltissimo. Qui troviamo un profumo anche qui legnoso, anche qui un profumo col patchouli, con il caramello. Buono,
Lo trovo anche fiorito, con tanti, tantissimi fiori bianchi dentro, perché questo è un bouquet di fiori bianchi dentro, dolce, talcato, ambrado, balsamico e con questa parte fruttata che adoro di questo profumo, di questi profumi, perché la parte fruttata la trovo veramente molto bella per l'estate, perché dà quel che di coccoloso, quel che di tropicale, di fruttato, di cremoso, di anche protezione solare della Tropical, quella che ha l'odore di frutta, di chewinga. È un profumo veramente fruttato, fiorito. Io sento tantissimo in questo profumo la parte dei fiori bianchi, tanto, tanto, tanto. Quindi fiori bianchi per la primavera estate, fiori bianchi per il mare, il fiori bianchi, l'ho sempre detto, quando parlo di fiori bianchi, non lo so perché mi viene in mente l'estate, e trovo che siano molto avvinati al periodo estivo, quindi adoro, adoro questo profumo con questa parte tropicale, con questi fiori bianchi, con questa parte agrumata, è un profumo molto bello, e andiamo a leggere la sua piramide. Troviamo in testa il gelsomino e la pesca, quindi parte con questo gelsomino che si sente moltissimo, ma anche il profumo della pesca si sente tantissimo. Poi troviamo un cuore di ambra, quindi l'ambra elegantissima, e poi la dolcezza del caramello che lo troviamo nel cuore, con un fondo di patchouli e sandalo. Io dove c'è ambra, patchouli e sandalo adoro, ma adoro anche dove c'è la parte agrumata, come l'asprino della pesca, la profumazione della pesca, con questo gelsomino e con questo caramello. È un profumo veramente molto, ma molto carino, veramente bello, e anche qui è un profumo bellissimo, molto puro, molto come la sua bottiglia bianca, è stupendo. Hanno un packaging bellissimi questi profumi, tutti questi che andrò a far vedere. Poi è il quarto profumo, è Qued di Al Fussan, un limited di Latafa. E lui, anche lui, ho preso anche quello da uomo, quello nero, perché è fantastico anche quello. È bellissimo profumo, che non si direbbe che uno ha un profumo low cost, è un profumo arabo, perché anche gli arabi si identificano proprio per la qualità e l'eleganza dei packaging. Qui è un profumo che non ha niente da invidiargli a un profumo di nicchia, è stupendo. Qui troviamo che è un profumo dolce, che è un profumo anche qui lattonico, un profumo vanigliato, un profumo con questa parte lattonica dovuto al cocco, perché qui troviamo un profumo molto tropicale, molto estivo, veramente profumo che possiamo indossare. Io dico sempre, tutti i profumi li possiamo indossare quando e come vogliamo, non c'è una stagione precisa da dover per forza di cosa di indossare un profumo, ma io nel mio piccolo consiglio e parere e pensiero, questi sono profumi che io trovo molto coccoloso per la primavera estate, perché hanno quella parte lattonica, quella parte tropicale dovuta al mango, al cocco e ai fiori bianchi, e quindi le trovo molto adatto per il periodo estivo, però lo potete benissimo usare anche col freddo, come volete. Allora, qui troviamo appunto dolce, è una parte vanigliata, una parte lattonica dovuta a questo cocco, che si sente veramente bene in questo profumo. Bellissimo, fantastico. Poi troviamo questa parte legnosa, questi fiori bianchi e questi fiori gialli che troviamo in questo profumo. Troviamo la parte fiorita, la parte muschiata, è un profumo veramente molto lattonico, sa di vaniglia, di latte freddo con vaniglia, con cocco, con lo zucchero, lo zucchero a velo vanigliato dentro. È un profumo molto veramente elegante,
veramente magico, anche di, secondo me, anche appunto di bianco latte, ma questo addirittura meno dolce e più elegante. È fantastico. Andiamo a vedere le note, troviamo cocco, agrumi e ananas in testa. Si sente tantissimo anche l'ananas in questo profumo. Poi troviamo un cuore di ghilan ghilan, gelsomino e frangipane. Gente, questo è un top top di note qui dentro questo profumo. Poi nel fondo vaniglia, muschio e sandalo. No, parliamone. Questa è una piramide meravigliosa, è un profumo bellissimo. Cocco, agrumi e ananas in testa, quindi state pura con questi frutti tropicali, cocco e ananas, poi agrumi, poi ghilan ghilan, gelsomino e frangipani, con fondo vaniglia, muschio e sandalo. Di cosa stiamo a parlare? Questo è davvero una chicca che se non avete dovete comprare. Io l'ho preso su Amazon e ve lo consiglio davvero vivamente. E, nulla, super super consigliato, ma anche quello da uomo è meraviglioso. È quello col packaging nero. Poi, sì. Poi è il quinto profumo, perché sono sei. Il quinto profumo è sempre un profumo arabe, sempre della Tafa. La Tafa ci è andata qui, For the Wix Arabian, le altre sono tutte Tafa. Qui parliamo di Bada, Al Oud Honor in Gloria di La Tafa. Questo è fantastico, questo è il profumo che sto indossando oggi. È fantastico, è veramente fantastico. Fantastico. Packaging meraviglioso, stupendo la rifinitura, guardate. Qui troviamo un profumo dolce, anche qui troviamo un profumo dolce e speziato caldo. Aspettate, la fo così. Speziato caldo, troviamo un profumo fruttato, troviamo un profumo talcado, caramelloso, tropicale, ambra. Qui niente, è buonissimo. Anche qui di questi io ce l'ho. C'ho questo, c'ho quello rosso, c'ho quello lilla scuro, vorrei quello nero. Vorrei quello nero, lo voglio e me lo comprerò quello nero. Questo è meraviglioso, qui è un profumo che troviamo, la piramide, troviamo che è un profumo con, udite udite, ananas, anche lui è in testa, ananas e crema bim brulé, crema bim brulé, non mi viene, bim brulé, con un cuore di cannella, benzoino, curcuma e pepe nero, quindi un cuore molto speziato, una partenza molto fresca e se vogliamo tropicale con questa ananas e cremoso con questa crema bim brulé. Poi nel cuore troviamo questa parte speziata, cannella si sente con benzoino, curcuma e pepe nero, adoro il pepe rossa ma anche pepe nero piccantino bello. Poi nel fondo troviamo vaniglia, sandalo, casmerai e muschio vegetale. Anche questo è un profumo da avere, un profumo molto elegante, un profumo molto cremoso. Sembra davvero davvero una bella crema indosso, una crema non qualunque, una crema molto costosa, una crema tropicale, dolce, come quelle di Brasile, Bumbum, come si chiama? Quelle creme veramente che assorbono subito, però idratano bene la pelle, belle dolcine, belle vanigliate, belle cremose, tipo un bel doposole, però di alto costo. Un profumo molto, molto dolce. Viene voglia di mangiarlo, viene voglia di berlo, viene voglia di. Sapete, io non sono quella gnì 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 dei profumi che mi fa la testa così. È un profumo
avere perché costa poco, perché è buono, perché è coccoloso, perché è persistente, perché ha un bel sillage. Tutti questi profumi sono magici, simpatici, top, top, top. Super consigliato. Non lo so, c'è chi fa video con tre profumi, fa un pupurri, a me non mi riesce, dopo un po' divento ripetitiva. Per ultimo, ma non per importanza, è un profumo, in questo caso non è arabo, e parliamo di Katy Perry, Indie di Katy Perry, e questo, sempre lui tutto bianco. Io adoro anche il suo fratellino, questo è Katy Perry Indie, di Katy Perry, invece quell'altro è Indie Visible, quello trasparente, che amo perché c'è la nota del cocco. Questo invece va su quello stile là, meno persistente di loro, meno, con meno sillage, più è un profumino così, quando c'è tanto caldo, da riendossare. Infatti vi consiglio 50 ml, che è più piccolo da portare dietro nelle borse per poterlo riindossare, perché è un profumo che ha poca persistenza, però è molto carino. Quando c'è tanto caldo è molto carino da indossare. Sì, poi se abbiamo una crema sotto magari vi dura un pochino di più. Questo è un profumo muschiato con una parte talcata con l'ambra. E anche lui è un dolce fruttato, un po' come tutti gli altri, è un vanigliato, c'è questa nota verde dentro, è un aromatico fresco, è veramente anche lui, come gli altri, una coccola, solo che non si sente, dopo un po' non è molto persistente, ha un'ora, un'ora e mezza, poi dopo bisognerebbe rindossarlo, rinfrescarsi con lui. Però è molto bello, molto bello. La sua profumazione è veramente gradevole. Davvero è un peccato che dura così poco, perché è uno tra i più buoni di questi che ho fatto vedere. È buonissimo, solo che ha una durata molto scarsa. Troviamo in testa la prugna, io amo la prugna nei profumi. Troviamo il tè bianco e il bergamotto, quindi non può non essere buono. Troviamo un cuore d'estratto di cedro bianco e mughetto e ciclamino, con una base di muschio bianco, muschio nero, muschio egiziano, muschio islandese, fava tonka e ambra. Quindi tanto muschio da diversi tipi, ma tanto muschio, e poi chiude con la fava tonka e l'ambra. Quindi non può non essere un profumo bello, non può essere un profumo fantastico, però la sua persistenza pecca, pecca di persistenza, e quindi vi consiglio appunto un 50 ml da tenere in borsa per poter spruzzare. Perché io me lo porto dietro in borsa, ma pesa una tonnellata, e quindi vi consiglio di prenderlo più piccolo se volete veramente questo profumo, che quando viene il caldo è buonissimo, grazie a questa quantità di muschio. Ma questa prugna è veramente un gemellaggio tra loro, che fa sì che questo profumo è davvero molto molto buono. Io con queste meraviglia, questi 6 profumi bianchi, io ho finito questo video. Io vi ringrazio tantissimo, vi mando al prossimo video. Come sempre, vi invito, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e commentatemi se avete questi profumi, commentatemi se l'avete, se pensate più o meno le solite cose come me, o se credete che ci siano nel commercio ancora delle altre chicche sempre così low cost, così cremose, così tropicale, buone. Quindi commentatemi giù. Io vi mando un grandissimo bacio e come sempre vi dico al prossimo video. Ciao!